questo. Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissime, l'azione santificante dello Spirito vivifica perennemente la Chiesa, suscitando in ogni epoca, in ogni luogo, autentici testimoni del Vangelo. Mentre ci disponiamo ad accogliere il dono della nuova Beata, che si aggiunge alla folta schiera dei santi e dei beati di questa terra amata da Dio, apriamo il cuore al pentimento e invochiamo la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Eminenza Reverendissima, il Vescovo di Fabriano Matelica e le monache Clarisse Cappuccine hanno umilmente chiesto al Santo Padre Francesco di voler iscrivere nel numero dei Beati la venerabile serva di Dio Maria Costanza Panas, monaca Clarissa Cappuccina.
In tutte le parole e gli atti della vita di Gesù cerca il suo cuore e tu sarai umile, molto felice del tuo nulla, semplice e fidente, staccata da tutto. Troverai accesso in quel dorato sacrario illuminato ed arso da un fuoco inestinguibile. Ne udrai tripudiando i forti palpiti, ciascuno dei quali ti narrerà un nuovo e più stupendo mistero di carità infinita. Venite, ascendiamo al monte del Signore. Madre Maria Costanza Panas è una di quelle stelle che brillano nel firmamento della nostra umanità, come ebbe a dire di lei San Pio da Pietrelcina, di cui aveva letto alcuni scritti e udita la fama. Agnese Pacifica nacque il 5 gennaio 1896 ad Alano di Piave, Belluno. Colpita da grave malattia molto piccola, fu guarita miracolosamente per intercessione della Vergine di Monteberico, cui la mamma si rivolse per ottenere la guarigione. I genitori, di modeste condizioni, emigrarono negli Stati Uniti nel 1902 in cerca di lavoro e lasciarono le figlie in Italia fino al loro ritorno nel 1910. La piccola Agnese fu affidata alle cure dello zio paterno, Don Angelo, che la crebbe come un padre e visse con lui ad Asiago e ad Enego. Sono gli anni in cui, dopo gli studi a Feltre e a Vicenza, presso i collegi delle suore canossiane, si diplomò maestra a Venezia nel 1913 e insegnò nelle scuole elementari del comune di Cona. Sullo sfondo della cultura laica letteraria del tempo si comprendono alcune caratteristiche del suo stile letterario, con accenti di romanticismo e idealismo, con infiltrazioni di decadentismo crepuscolare del secondo Ottocento e del primo Novecento, che influirono sul suo temperamento e sulla sua visione della storia, conferendole una vena di pessimismo. Sono gli anni in cui la sua fede divenne più languida e vacillante. Il carattere estroverso, la sua vivace intelligenza, unita ad una ricerca di eleganza, le avrebbero assicurato un avvenire di successo. L'incontro con Don Luigi Fritz nel 1914 rappresentò una svolta decisiva, perché le fu al fianco nel cammino spirituale, offrendole la luce necessaria per discernere il progetto di Dio nella sua vita. Don Fritz le fece conoscere e la mise in contatto con il monastero delle Clarisse Cappuccine di Fabriano, in cui decise di entrare nell'ottobre 1917. Dopo aver superato dubbi e tentennamenti, non arretrando di fronte all'opposizione dei suoi familiari, iniziò il noviziato l'anno successivo ed emise i voti l'8 maggio 1919. Nel periodo della sua formazione iniziale cominciò ad esercitare un forte ascendente sulle sue giovani compagne, tanto che la comunità la ritenne presto idonea a ricoprire il servizio di maestra delle novizie nel 1927. Constatando la sua idoneità come formatrice delle sorelle, la comunità la elesse madre abbadessa nel 1936. Sarà rieletta dopo ogni triennio con un solo intervallo di 3 anni fino alla morte. Un tempo molto lungo, a conferma del carisma che sprigionava la sua personalità, forte committenza, esigente e tendente alla radicalità, ma con umiltà, ferma con tenerezza, prudente con saggezza. L'accoglienza fu il tratto umano e spirituale più distintivo che Madre Costanza ha vissuto dentro e fuori del monastero. Riuscì a tessere una rete di relazioni spirituali con uomini e donne laici, presbiteri, consacrati e monache del proprio ordine religioso e di altre famiglie religiose. Aveva la capacità di ascoltare in modo profondo, non risparmiava nel donare tempo. Il suo apostolato lo esercitava attraverso colloqui alla grata del parlatorio,
come anche attraverso carta e penna. Scrisse moltissime lettere, meditazioni, trattati di vita spirituale, commenti ai Salmi e ai Vangeli. Nella molteplicità di questi scritti, che spaziano sempre in ambito biblico e liturgico, scopriamo il cuore del suo messaggio e della sua esperienza spirituale, in cui possiamo cogliere le sfumature della sua geografia interiore, ricostruirne il percorso ascetico e mistico, la via che la condusse a riconoscere un nulla amato e abitato dal tutto. La Panas era abituata a scrivere di getto, con una calligrafia molto curata, quasi senza correzioni, come ispirata da una luce interiore e soprattutto animata dal suo originale voto della penna, emesso nel periodo della sua conversione alla vita spirituale, ad appena 19 anni, giovane maestra di scuola elementare. Questo voto, come lei stessa scrisse, consisteva nel non scrivere in tutta la mia vita che per Gesù e di Gesù, non adoperare la penna se non per Lui. Nel 1942 partì da Fabriano con due consorelle, chiamata per aiutare la comunità del monastero di Ferrara, e vi stette per 7 mesi. Rivestì l'incarico di vicaria della Federazione dei Monasteri di Clarisse Cappuccine dal 1956 al 1962. Negli ultimi anni della sua vita si ammalò di artrite deformante che la costrinse all'immobilità per 3 anni. Accolse con fede ogni sofferenza, offrendola per il bene della Chiesa e per il Concilio Vaticano II. Serenamente rese il suo spirito a Dio il 28 maggio 1963. Il miracolo attribuito alla sua intercessione è avvenuto il 29 novembre 1985 e ha riguardato la guarigione di una neonata affetta da grave sofferenza fetale, da anemia fetonatale ed emorragia cerebrale con insufficienza multiorgano, avvenuta all'ospedale Salesi di Ancona. Il 4 ottobre 2016 l'ordinaria dei cardinali della Congregazione delle Cause dei Santi ha dato voto positivo riconoscendo le virtù eroiche della serva di Dio. Il 10 ottobre 2016 il Santo Padre Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto. Il 9 ottobre 2022 è proclamata beata. Per l'incarico di Sua Santità Francesco do lettura della lettera apostolica con la quale il Sommo Pontefice ha scritto nel numero dei Beati la venerabile serva di Dio Maria Costanza Panas. Nos vota fratis nostri Francissima Sara, archiepiscopi e episcopi Caberinensis Sancti Severini in Piceno e Fabrianensis Matelicensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatum, multorunque Christi fidelium esplentes, de congregationis de causi santorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultatem facemus, ut venerabilis serva Dei, Maria Costanza, in seculo Agnes Pacifica Panas, ordin Sante Clare Capucinarum Monialis Professa, que sua in nullitate agnoscens virtutem gloria Dei, e quidem ulla sin exceptione se se commendavit, vitam suam pro animis donando. Beate nomine in posterum appelletur, atque die, due de tricesima mensis mai, qua in celum orta est, quot annis, in locis et modis iure statutis, celebrari possit in nomine Patris,
et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome Laterani, die 24 mensis iuni, in solemnitate natività di Santi Giovanni Battista, anno Domini bis millesimo vigesimo secondo, pontificato dei nostri decimo. Franciscus.
La Chiesa che in Fabriano Matelica, unitamente alle monache clarisse cappuccine, grate e riconoscenti al Santo Padre Francesco, successore dell'Apostolo Pietro, rendono grazie al Padre di Gesù Cristo e Padre nostro, al Dio tre volte santo, e innalzano l'inno di lode per aver proclamato beata la venerabile serva di Dio Maria Costanza Panas. Gloria in excelsis Deo. Preghiamo, Dio onnipotente e misericordioso, che ha ispirato alla beata Maria Costanza Panas di seguire Cristo povero e crocifisso nella spoliazione di sé e nell'abbandono fiducioso, per sua intercessione concedi anche a noi di perseverare sino alla fine nel tuo amore, per contemplare in eterno la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Naaman, il comandante dell'esercito del re di Aram, scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola di Eliseo, uomo di Dio. E il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato dalla sua lebbra. Tornò con tutto il seguito da Eliseo, l'uomo di Dio. Entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra, se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò». L'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: «Se no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore». Parola di Dio. Vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha liberato i popoli, la sua giustizia. Il Signore conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia, egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo.
Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio. Ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10?
E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. Dieci i lebbrosi guariti, ma soltanto uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. È la seconda volta che nel Vangelo di Luca è nominato un samaritano. La prima era stata nella ben nota parabola. Un sacerdote e un levita erano passati davanti a un uomo percosso e lasciato mezzo morto sul ciglio della strada, ed erano passati oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Nella concezione ebraica al tempo di Gesù, essere samaritano non era solo l'indicazione di un'appartenenza etnica, ma più ancora era la designazione di uno scismatico, di un nemico, perfino di un idolatra. Al samaritano della parabola, dunque, l'evangelista attribuisce la compassione, e per questo fa ricorso a un verbo greco che abitualmente è attribuito a Gesù e nell'Antico Testamento attribuito a Dio, le viscere di misericordia di Dio che si spalancano verso l'uomo, verso ciascuno di noi. Al samaritano guarito del racconto di questa domenica, poi, San Luca attribuisce la lode, il ringraziamento, e per far questo ricorre a un altro verbo, un verbo che nell'uso cristiano indica ormai il gesto più alto della vita, l'Eucaristia. Sembra allora che nel titolo estraneo di un samaritano, l'evangelista Luca abbia come riassunto i due movimenti fondamentali della storia della salvezza. Il movimento discendente, cioè il movimento di Dio anzitutto,
Dio che ha avuto compassione, lo diciamo nel credo, lo ripeteremo fra poco, descendit. San Paolo nelle lettere ai Filippesi dirà che si è umiliato, si è abbassato. Per noi uomini e per la nostra salvezza si è fatto uomo, umiliandosi sino alla morte di croce. Ecco il movimento di compassione, di discesa di Dio verso di noi. L'altro movimento, quello di risposta, in quella parola Eucaristia, è contenuta la nostra lode che sale verso Dio, il ringraziamento. San Paolo scrive: ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Quel samaritano guarito ringrazia e per questo è ammesso nella comunità dei redenti. Alzati e va, gli dice Gesù, la tua fede ti ha salvato. Ormai è un salvato. Ci domandiamo allora: quale tipo di ringraziamento Dio vuole da noi? In un suo sermone sul pessimo vizio della ingratitudine, San Bernardo dirà: davvero beato quel samaritano, il quale riconobbe di non avere nulla che non l'avesse ricevuto, e per questo tornò a ringraziare il Signore e anche noi, conclude questo grande santo, dottore della Chiesa, stato chiamato l'ultimo dei padri, ma non inferiore a loro. E anche noi ringraziamo il Signore, mostriamoci riconoscenti, grati a Dio, e non lo ringraziamo soltanto a parole, ma ringraziamolo soprattutto con opera di verità, nelle opere e nella verità. Dal racconto del Vangelo non sappiamo cosa abbiano fatto gli altri 9 lebbrosi guariti. Erano giudei. Saranno andati o no al Tempio di Gerusalemme? Per loro era quello il luogo della lode a Dio. Quanto al samaritano, sappiamo che egli non soltanto non andò al Tempio di Gerusalemme per presentarsi ai sacerdoti, ma non andò neppure al Monte Gerizim, cioè al luogo dove i samaritani celebravano il loro culto. Egli invece va da Gesù. Aveva compreso che il luogo del culto, quello vero e gradito a Dio, sono i piedi di Gesù. Si prostrò ai suoi piedi. E così a tutti noi annunciava che l'espressione vera del culto si chiama Eucaristia, rendimento di grazia. In tale contesto spirituale della misericordia di Dio e della umana, grata, gioiosa e pronta risposta a Lui, ecco, in questo contesto spirituale, in questi due movimenti di discesa nella compassione e di risalita a Dio nella lode, noi consideriamo la vicenda terrena della beata Maria Costanza. Consideriamo in questa stessa luce la sua risposta alla vocazione monastica e consideriamo la sua spiritualità. Ella ci ha lasciato molti scritti spirituali.
È significativo che come reliquia in questo rito di beatificazione sia stata consegnata una pagina scritta. Il reverendo postulatore ha richiamato il suo voto, un voto davvero strano, il voto della penna. Ci ha lasciato molti scritti spirituali da cui attingere, anche se sono tutti scritti destinati alle sue consorelle nel monastero, dove ella fu abbadessa praticamente sino alla fine della vita. In un manoscritto del 1936 intitolato La Santa Messa, ho scelto questo testo perché noi stiamo celebrando la Santa Messa nel giorno del Signore. In questo manoscritto ne parla come il racconto dell'infinita bontà del Padre Celeste per le sue povere creature. Ecco, nella messa la Beata vedeva il movimento di compassione di Dio verso di noi, l'infinita bontà per le povere creature. La messa è un racconto, scrive, che raccoglie tutto l'amore di Gesù per noi. Questo racconto lo risentiremo fra poco nell'anafora, nella memoria di ciò che egli fece in quell'ultima notte, in quell'ultima cena. Raccoglie tutto l'amore di Gesù per noi e noi, per compensarlo di pari amore, quanto possiamo, dobbiamo fare della nostra vita una continua imitazione della messa e con la risalita, il rendimento di grazie. Non c'è difficile ritrovare, come dicevo, il duplice movimento che mi è sembrato di poter raccogliere dalla storia del Vangelo. L'amore di Gesù per noi, la compassione, la nostra gratitudine a Dio, espressa con la vita. Fare della propria vita una Eucaristia, un rendimento di grazie. L'altare, diceva la nostra Beata alle sue monache, l'altare è la scuola di tutte le virtù. Il luogo dove insieme con Gesù si trova Maria, la madre, e anche l'altra madre, la Chiesa. L'onore della Chiesa è la santità dei suoi figli, diceva, e aggiungeva alle sue monache, ma a noi, siate sante, siate santi, sante per essere vere figlie della Chiesa, santi per essere figli della Chiesa, davvero. Per onorare e amare la Chiesa, che è il grande amore, la tenerezza squisita del cuore del nostro Gesù. Può dirsi in conclusione che il programma della vita della nostra Beata è contenuto nell'epigrafe posta sulla sua tomba. Si donò a Dio e per Lui a tutti, credendo sempre nel suo amore. La fede della madre Maria Costanza, la sua fede dunque fu, come dichiarò un testimone nel processo per la beatificazione e canonizzazione, la sua fu una fede viva che la spingeva a donarsi con tutto il cuore a Dio. Ecco il gesto del samaritano guarito. Donarsi e credere era il programma della sua vita. Abbiamo ascoltato. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. In realtà è soltanto la gratitudine che dona pienezza alla nostra vita.
cito Papa Francesco, che durante la preghiera dell'Angelus stamane ha anticipato ai fedeli raccolti in piazza San Pietro per una canonizzazione, ha anticipato il rito che adesso noi stiamo celebrando qui a Fabriano. Ora cito un testo da una catechesi, l'ultima del 2020, del 30 dicembre 2020, una catechesi di Papa Francesco, diceva così: non tralasciamo mai di ringraziare. Sappiamo che soprattutto alle famiglie Papa Francesco più di una volta ha raccomandato, insieme con altre parole, come la parola scusa, la parola grazia. Non tralasciamo mai di ringraziare. Se siamo portatori di gratitudine, anche il mondo diventa migliore, magari anche solo di poco, ma è ciò che basta per trasmettergli al mondo un pochino di speranza. Il mondo ha bisogno di speranza, dice il Papa, e con la gratitudine, con questo atteggiamento di dire grazie, noi trasmettiamo un po' di speranza. Credo in un solo Dio, per la grazia di Cristo, noi siamo concittadini dei santi e familiari di Dio. Innalziamo al Padre la nostra preghiera, perché ognuno di noi possa realizzare la vocazione santa a cui è chiamato. Preghiamo insieme. Padre Santo, ascoltaci. Per il Santo Padre Francesco, per i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi, affinché lo Spirito Santo illumini nell'annunciare Cristo, unico Salvatore del mondo, con la forza della parola evangelica, confermata dalla carità operosa, preghiamo. Assisti,
con la tua sapienza coloro che ci governano e quanti prestano servizio nella società civile, perché sia un esempio di onestà e trasparenza a servizio del bene comune, con particolare attenzione verso le categorie più fragili. Preghiamo. Il carisma della vita monastica e in particolare quello cappuccino conosca una rinnovata fioritura e il coro di chi ogni giorno canta le tue lodi accompagni i battezzati a vivere fedelmente la propria vocazione. Preghiamo. Lo spirito delle beatitudini evangeliche dà forma alla vita di tanti uomini e donne di buona volontà, fa che siano fermento di comunione e di pace per la rinascita dei popoli dilaniati da ingiustizie, soprusi e guerre. Preghiamo. Ci hai convocato a celebrare questa Eucaristia, accogliendo la grazia che scaturisce da tale sorgente e per intercessione di Maria Costanza Panas ci sia dato di servire il Signore e i fratelli e le sorelle in santità e letizia ogni giorno della nostra vita. Preghiamo. O Padre, che nella Pasqua di Cristo ci hai aperto la sorgente di ogni santità, riempi la terra col dono del tuo Spirito e fa che possiamo additare nel tuo Figlio l'infinita bellezza che sola può appagare e gli vive e regna nei secoli dei secoli. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e la gloria per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Nella memoria della Beata Maria Costanza ti presentiamo, Signore, questi doni perché siano da te consacrati. Rendili segno della tua consolazione nel tempo presente, perché non dubitiamo mai di raggiungere quei beni che tu ci hai rivelato e promesso per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita della Beata Maria Costanza ci offri un esempio. Nella comunione con lei un vincolo d'amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nella celebrando il memoriale della passione redentrice del suo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, la Beata Maria Costanza e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Vescovo e Cardinale Marcello che presiede questa Eucaristia, l'Ordine Episcopale, i Presbiteri, i Diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni,
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Rinnovati da queste fonti di salvezza, ti preghiamo con fede, o Signore, per l'intercessione della Beata Maria Costanza, fa che aderiamo ogni giorno più intimamente a Cristo, per avere parte al suo regno di grazia, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Eminenza Reverendissima, la ringrazio per la sua presenza, per questa grande gioia che ci ha dato in questa giornata, e ringrazio anche attraverso di lei il Santo Padre che oggi, anche durante l'Angelus, ha voluto ricordare questo grande evento per la nostra Chiesa. Ringrazio il Cardinale Menichelli, Monsignor Vecerrica, per la loro fraterna presenza, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, tutte le autorità civili e militari, e un grazie particolare anche a tutti coloro che hanno collaborato perché questa sera fosse una giornata di festa, quindi i tanti volontari, le associazioni, il coro, tutti coloro che hanno dato il loro contributo. Ringrazio in modo particolare anche la testimonianza di Fabiola per la sua presenza, con grande gioia, perché questo è un momento bello per la nostra Chiesa. Ecco, dobbiamo viverla veramente come un ringraziamento che Madre Costanza, che possiamo considerarla la penna di Dio, aiuti tutti noi ad essere la penna di Dio, ad essere una penna bella per scrivere la bellezza di Dio, la bellezza dell'amore, la bellezza della carità, la bellezza di sentirsi cristiani. Che Madre Costanza faccia ad ognuno di noi questa grande grazia, che la sua penna possa diventare attraverso la nostra vita la penna di Dio nella nostra comunità. Grazie ancora, Eminenza, e con grande gioia l'abbiamo accolto questa sera in mezzo a noi. Eminenza, le sorelle e io esprimiamo grata riconoscenza per il dono della sua presenza, segno della comunione della Chiesa e dell'attenzione di Papa Francesco. Esattamente un anno fa, Eminenza, eravamo a Napoli per la beatificazione della madre Lorenza Longo, una coincidenza non voluta ma benedetta dalla santità della vita di madre Lorenza e di madre Costanza. Grazie ancora, Eminenza, per la sua disponibilità e per il suo servizio alla Chiesa. Ringrazio il Vescovo Francesco e tutta la Diocesi di Fabriano Matelica per l'impegno profuso in questa occasione. Sono stati mesi intensi in cui tanti presbiteri, collaboratori della Diocesi, la Corale Santa Cecilia, volontari, hanno messo energie e disponibilità perché questo momento fosse veramente una festa di tutti e per tutti. Grazie di cuore, Eccellenza. Ringrazio il Cardinale Edoardo per la sua gradita presenza, il Vescovo Giancarlo, al quale ci legano da anni stima e affetto, il Padre Francesco Neri e tutti i concelebranti che hanno voluto arricchire con la loro presenza questo momento di grazia. Grazie di cuore. Porgo un sentito e cordiale saluto a tutte le autorità civili e militari qui convenute dalle Marche, dalla città di Fabriano e da Alano di Piave, paese nativo della Madre Costanza. E mi sia consentito un ricordo e la gratitudine alla postulazione generale al padre Carlo Calloni per il suo lavoro competente e puntuale a servizio delle cause delle sante e beate cappuccine,
Grazie davvero, Padre Carlo. Il pensiero va a voi, sorelle, convenute qui numerose da tante parti del mondo. La santità di Maria Costanza è una santità feriale straordinaria, straordinaria nell'ordinario, ed è nella ferialità che la Beata ha cercato Dio e la sua sapienza, e il profumo di questa ricerca è arrivato ben oltre le mura del monastero. Penna e libri non erano usuali nei monasteri 100 anni fa. Madre Costanza ha coltivato penna e letture, traendo beneficio spirituale, che poi ha riversato alle sorelle e su tanti che la cercavano. Non era usuale per l'epoca che una donna scrivesse tanto, addirittura commenti alla liturgia, eppure il suo tratto spirituale fu così personale e limpido che si fece strada senza alcuna arroganza o pretesa. E tutto ciò costituisce per noi, sorelle, l'eredità della Beata. Lo aveva capito bene Suor Chiara Letizia, morta prematuramente, che ha lavorato tanti anni alla causa di Madre Costanza. Celebrare la memoria della santità di una vita non significa replicare o idolatrare la sua figura, ma cogliere nella storia un monito, un appello per la nostra storia di oggi, di uomini e di donne. Per ultimo, ma non per ultimi, ringrazio tutti voi. Siete tanti, tantissimi, grazie. Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato e salutato tanti di voi. Scusate. Grazie per l'affetto che ci avete dimostrato, immeritato, e grazie per l'amore che avete verso la Beata. Custodiremo tutto ciò come una perla preziosa. Nelle vostre parole e dai vostri sguardi abbiamo accolto e accolto la gioia per questo momento ecclesiale, unitamente a una forte apprensione per i tempi incerti e complicati che viviamo e che avete affidato alla nuova Beata. Allora vi rivolgo una parola a nome di tutte le mie sorelle, una parola che la Beata usava spesso con le sue sorelle. Coraggio, coraggio, perché le difficoltà e le tribolazioni non sono mai l'ultima parola, ma passaggio ineludibile e stretto perché qualcosa di nuovo possa nascere. Grazie. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Amen. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine. Amen. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la santità della vostra vita. Andate in pace.